Grazie Giorgio, hai toccato molti temi, direi che il tema principale è quello legato all'inquinamento, che sarà il vero problema che la nostra società dovrà affrontare, anzi che dovrebbe già aver affrontato, ma che sicuramente dovrà affrontare nel prossimo futuro con l'entrata di direi frequenze che sono molto più elevate. Allora, io che coordino questa prima giornata di lavori, devo fare una relazione e voglio partire così. Io sono un medico, come voi avete saputo, ma sono anche un laureato in fisica. Quindi io non sono qui a perorare gli aspetti fisici rispetto agli aspetti chimici o biochimici. Però voglio fare insieme a voi alcuni ragionamenti per far vedere che gli aspetti biofisici, di cui voi molto spesso sentite parlare, quando parlo di frequenze, evidentemente sono aspetti biofisici, se noi non fossimo in qualche modo interessati al fatto che gli aspetti biofisici non influenzano la biochimica, a questo punto tutto quello che ha detto Giorgio sull'inquinamento chi se ne frega. Quindi io non sono qui a perorare una o l'altra causa, ma voglio dirvi che sicuramente gli aspetti biofisici sono l'altra parte della medaglia. Allora, io nelle lezioni universitarie che faccio tiro fuori sempre una moneta, questo qui è un euro, e a questo punto io da medico continuo a guardare questa faccia, c'è scritto uno, vedete, l'amplifico, continuo a vedere particolari che sono sempre più interessanti, ma non posso pensare che esiste anche la seconda faccia dove c'è questo omino, e guarda caso potrebbe essere molto interessante esaminare esattamente che cosa vuol dire questa faccia, a tale punto che se io vi tagliassi questo un euro, lo sezionassi in questo modo e dicessi a questa dottoressa: scusi, mi va a spendere questo euro? Non può spenderlo. Perché non può spenderlo? C'è scritto uno qua. No, non può spenderlo perché manca la seconda faccia. Quindi la seconda faccia è sinergica alla prima. Non è una cosa diversa dalla prima. E allora, sulla base di questo ragionamento, io, da fisico, mi sono chiesto: ma davvero nel corpo umano tutto quello che ci hanno insegnato nella facoltà di medicina, tutto ciò che avviene nell'organismo umano è regolato da reazioni biochimiche? Punto di domanda. Ma me l'hanno insegnato, io devo dire sì, se è così, senz'altro sarà così. Allora mi sono chiesto: ma scusa, ma tutte queste reazioni biochimiche che avvengono ad una velocità enorme e devono fare reazione giusta, corretta, queste molecole si incontrano ad una velocità, ho detto, notevole, e guarda caso si devono incastrare l'una sull'altra per fare una reazione biochimica. E quindi da fisico mi sono domandato: ma chi è, chi può essere il regista? Perché io capisco che se le nostre molecole, continuo a fare questo esempio che mi piace molto, sono A, B, C, D, E, F, G, Z, e a questo punto io li tirassi fuori dal mio corpo, quindi considero la pressione, siamo a Milano, quindi siamo a livello del mare, zero, sì, siamo a livello del mare, non ci sono montagne a Milano, stabilisco le condizioni di temperatura,
qual è la temperatura del mio corpo? Ma mediamente 37 gradi internamente. Bene, 37 gradi. Stabilisco il tempo, qui esagero, so che nell'organismo umano le reazioni vengono a una velocità enorme. Beh, chi se ne frega, aumento il tempo. Quindi tiro fuori queste molecole, le metto dentro un contenitore, ho detto stabilisco la pressione, la temperatura, il tempo e vado a vedere che cosa succede. Che cosa succede? Che A incontra B e fa la reazione AB. Che A incontra C e fa la reazione AC. Che A incontra D e fa la reazione con AD. Che A incontra E, eccetera, eccetera, eccetera. Ma nell'organismo umano può succedere questo. Ma chiedetevelo. Ma succede questo. Perché se A deve incontrare Z, la incontra immediatamente Z. Non è che perde tempo. È come dire che le molecole fuori dal corpo umano se la fanno con tutte. Dentro al corpo umano diventano serissime se la fanno solo con alcune. È un bel quesito questo. Ma vi devo dire che nel 1937 un grande scienziato che ha preso il Nobel, era un medico, un biochimico, si è posto il problema nel dire, porco, ma queste molecole che si incontrano al momento giusto, al tempo giusto, per fare la reazione giusta, perché se sbagliano, diventa la patologia se la reazione è sbagliata. Allora, l'esempio che io faccio sempre, dico, ma se A incontra Z, chi è che lo fa incontrare? Perché A incontra B, vi ho detto, no, non va bene. A incontra C, no, non va bene. A incontra D, no, non va bene. Ma quanto cacchio di tempo ci impiega questa qua per andare a fare la reazione a Z? Allora questo grande che ha preso il Nobel per la medicina ha detto, io penso che noi biochimici non abbiamo ben capito come mai si incastrano tutte queste molecole. Ci deve essere qualcheduno che faccia da regista e che dica che deve andare subito su Z. Evitare tutte le altre molecole. E lui ha ipotizzato, badate bene, non ha dimostrato, non l'ha dimostrato, ha ipotizzato che l'incontro tra A e Z venisse attraverso il campo elettromagnetico. Ah, allora comincio a fare quel discorso. Ha ipotizzato che A incontra Z grazie al campo elettromagnetico. Generato dove? E lui ha ipotizzato l'acqua. Giorgio Taziani giustamente diceva che l'acqua rappresenta per il 70% il nostro peso. Ma se andiamo a contare le molecole di H2O presenti nell'organismo, la molecola dell'acqua è molto leggera rispetto a tutte le altre, rappresenta il 99%. Ah! E lui l'ha ipotizzato e ha preso il Nobel. E a questo punto, sulla base di questo, io mi sono domandato, ma come può essere? E allora a questo punto ritorna, direi, alcune considerazioni che vengono dalla laurea in fisica. Perché? Ma perché noi continuiamo a parlare di Einstein, noi continuiamo a dire che Einstein è stato il grande precursore della fisica quantistica. Non è proprio vero. Einstein è la persona più nota che nell'interno del gruppo dei fisici di quel tempo là
hanno messo in discussione tutto quello che i fisici vecchi, proprio i vecchi, avevano pensato. Comunque Einstein, diciamo Einstein. E quali sono i concetti fondamentali di Einstein? I concetti fondamentali di Einstein sono legati al fatto che la massa, guardate, ho tirato fuori questa agenda, vedete? Questa agenda la sostengo io, perché c'è un peso, anche perché se io tolgo la mano l'agenda cade per terra. Quindi i fisici vecchi dicevano che la massa di questa agenda, che è legata al peso, giustamente legata al peso, era un concetto della fisica classica. Arriva Einstein, arriva il gruppo Einstein e dice no, la massa è vero, che è legata al peso, sì, ma c'è un concetto molto diverso, molto avanzato, molto moderno, molto stravolgente. E qual è questo concetto? Che la massa è una forma di energia. Cosa vuol dire? La massa è una forma di energia, vuol dire che questa agenda qui rappresenta l'energia e che quindi l'energia può essere rappresentata da questa agenda? Sì, signore. E voi capite bene che quando qualcuno dice qualcosa di nuovo viene considerato veramente un pazzo. Perché questo? Perché noi siamo abituati sempre, noi sempre, da tutte le parti, nelle ricerche che facciamo, ricerchiamo sempre dentro dei filoni che portano magari a dei risultati, ma guarda caso sono dentro lì. E questo è un filone stravolgente, perché la massa era questa, e questo qui viene fuori a dire che la massa è una forma di energia, ovvero l'energia è una forma di massa. Primo punto. E il secondo punto vale per noi medici in modo particolare. Einstein dice, ma se noi abbiamo un sistema complesso e dentro quel sistema complesso noi estrapoliamo un pezzo e ce lo tiriamo fuori dal sistema e lo studiamo, lo guardiamo, lo esaminiamo, è giusto fare questo oppure no? No, è sbagliatissimo. Perché è sbagliatissimo? È perché non teniamo conto delle interazioni che il sistema dà su quello che io ho estrapolato. Allora, pensate al corpo umano. È giusto che io studi il fegato senza tener conto delle relazioni che il fegato ha con lo stomaco, con l'intestino, eccetera? E no, non è giusto. Però in effetti ciascuno di noi studia una parte dell'organismo e non tiene conto del complesso. E poi la terza cosa, che è molto importante, che mi collega al discorso che facevo prima. Ma il vuoto della fisica, aspetta che qui devo togliere. Il vuoto della fisica classica, cos'era? Il vuoto è questo qua, in questo bicchiere non c'entra niente, quindi è vuoto. Allora, il vuoto della fisica classica potrebbe essere visto come una notte nera che più nera non si può. E io vado a spate da tutte le parti. E il vuoto invece della fisica quantistica di Einstein cos'è? E il vuoto della fisica di Einstein è che quella notte nera che più nera non si può ha dei flash di luce che la ignorano, ovvero dei fotoni, ovvero dei quanti di energia. Ah cavolo, dei fotoni? Allora dal vuoto nasce il fotone? Allora dal vuoto di questo bicchiere esce energia? Certo. Allora ritorno da capo. Ma il medico che ha preso il Nobel, Georgi, che aveva ipotizzato che l'acqua gioca un ruolo importante, che dall'acqua
nasce un campo elettromagnetico, che attraverso questo campo elettromagnetico avvengono le reazioni immediate tra molecole. Ma allora il mio puzzle si completa. Allora vuol dire che l'acqua del corpo umano è in grado, del nostro corpo umano, è in grado di generare un campo elettromagnetico. Quindi aveva ragione, sì, il campo elettromagnetico. E a questo punto, come fa questo campo magnetico ad andare a collegare A con Z? È molto semplice, perché se l'acqua genera il campo elettromagnetico, vuol dire il campo elettromagnetico, voi sapete, è un'onda che ha fatto, un'onda che ha fatto vedere nella slide precedente, è una onda che continua a oscillare tra un minimo e un massimo. Guardate che io la simulo col movimento del mio corpo, eccolo qui. E che cosa succede? È che tutte le molecole oscillano, e se la frequenza di A oscilla con esattamente la frequenza dell'acqua e la frequenza di Z oscilla esattamente con la stessa identica frequenza, c'è una forza d'attrazione incredibile che si chiama risonanza. Ah cavolo, allora cominciamo veramente a capire che la fisica regola, non è una contrapposizione, una sinergia, ma che, chi regola, chi fa avvenire reazioni che sono sacrosante dal punto di vista biochimico, è, guarda caso, il campo elettromagnetico, l'acqua e la risonanza. Ah cavolaccio! Ah, ma allora io ho capito tutto. Allora, però uno di voi potrebbe dirmi, bravo Spaggiare, allora la risonanza nell'interno del corpo umano avviene soltanto tra A e Z. No, perché la biochimica mi insegna, ogni qualvolta nasce la reazione a Z, io fornisco energia all'acqua, perché la reazione biochimica è fornitrice di energia. E allora vuol dire che se io prima oscillavo in questo modo, adesso ho acquisito la mia acqua, ho acquisito energia, e quindi oscilla così, guarda un po' come ha cambiato la frequenza la mia acqua. Quindi sarà in grado di attirare altre molecole che oscillano su questa nuova frequenza. Ecco allora chi è il regista. Il regista. Giorgio ha fatto vedere un'orchestra. Il maestro d'orchestra quale funzione ha? È il regista. Si accorge che quello strumento non funziona giusto, e quello là anche. Per me invece è una cosa meravigliosa, una musica meravigliosa. No, non è meravigliosa, lui stona. È il mio orecchio che non è in grado di capire che in effetti, guarda caso, quello la stona e quella la stona. Ma il regista sì. E il regista è quello che permette la reazione. E bada bene a questo punto. Cos'è la patologia? È il fatto che una reazione viene sbagliata. E allora io da medico cosa faccio? Poi ce lo spiegheranno anche gli altri, colleghi, in maniera molto più brillante. Ma io ipotizzo una cosa interessante, che è la seguente. Allora, per la biochimica una reazione sbagliata significa che io ti do un farmaco in grado di fare in modo, fa in modo di riportare la reazione nel modo giusto. Io dico, ma scusa, bene, campi elettromagnetici, incontro tra molecole, le molecole si incontrano in maniera sbagliata, orco, ma vuoi dire che a un certo momento io dall'esterno posso influenzare il campo magnetico interno in modo tale da riportare l'informazione in maniera corretta? Certo. Ah, ma allora l'approccio è un po' diverso.
cioè la biofisica ti viene incontro anche a ragionare su cose che noi medici assolutamente non sappiamo, ignoriamo. E ignorare, quando io dico quello lì ignorante, quello lì si offende e mi dà un cazzotto. No, ignorare vuol dire che lui lo conosce. Oggi la medicina non può essere legata soltanto alla conoscenza della medicina. Perché vi dico questo? Io non so quanti medici siano presenti qua, ma quando noi medici diciamo che facciamo fare la risonanza magnetica nucleare al nostro paziente per andare a vedere perché abbiamo sospetto, e allora il sospetto ci viene dall'esame del sangue, sì, ci viene dall'ecografia, sì, ci viene dalla TAC, sì, e poi, e perché gli fai fare la risonanza magnetica? Perché la risonanza magnetica ti dà degli elementi che, guarda caso, tutti gli altri non ti danno. La risonanza magnetica nucleare, la risonanza magnetica nucleare. Ragioniamo sulla terminologia risonanza magnetica nucleare. Io metto sempre in crisi i miei colleghi medici. Dico, oh, spiegami un attimo la risonanza magnetica nucleare. E quello mi dice, ma a me che me ne frega. Io vedo le immagini che sono bellissime. Ah, bravo. Ma però c'hai risonanza magnetica nucleare. E allora io voglio ragionare con voi su questi tre termini. Così vedete che non vi ho preso in giro nella mia relazione. Vi ho fatto veramente, vi ho dato degli elementi che probabilmente vi hanno messo in crisi, e questo è il mio compito. Allora, il magnetico, no, partiamo dal nucleare. Non è certo un'esplosione nucleare, perché dalla risonanza escono tutti, quindi non è che lo faccio esplodere quel corpo lì. Allora, nucleare vuol dire che studio il comportamento di un nucleo, vuol dire questo nucleare. E quale nucleo secondo voi io vado a studiare? Ebbene, vi ho detto che il corpo umano è formato dal 70% di acqua e dal 99% di molecole acqua. Allora io nell'acqua c'ho H2O e secondo voi c'ho più idrogeno o più ossigeno? Più idrogeno, ce n'è H2, e quindi vado a studiare il comportamento del nucleo di idrogeno che è presente dentro tutti i tessuti del corpo umano. Tessuti duri? Sì, signore. Tessuti molli? Sì, signore. Tessuti vascolari? Sì, signore. Tessuti cerebrali? Sì, signore. Quindi il comportamento dell'atomo di idrogeno, il nucleo di idrogeno. Bene. Nel magnetico penso che non ci voglia una grande fantasia nell'ipotizzare che dentro lì, in quel tubo, ci sia un campo elettromagnetico. Non ci vuole fantasia. Forse manca il termine risonanza. Come manca il termine risonanza? Allora, vuoi dire che io radiologo non lo sono, Io radiologo, quando metto una persona là dentro, che cosa faccio variare? Faccio variare un campo elettromagnetico e le mie cellule risuonano. Che è il concetto di risonanza che vi avevo detto quando A incontra Z. Risuonano. Ah, cavolo, ma allora noi siamo un sistema risonante, i nostri organi risuonano. E badate bene, perché Giorgio ha fatto tutto un pistolotto sulle frequenze che diventano più alte? E chi se ne frega? Tanto i miei organi oscillano con frequenze che non sono così alte come il 5G, e quindi chi se ne frega? Avete perso tempo con questo momento qua? No, perché? Perché l'organo sì oscilla a frequenza relativamente bassa, il fegato, il pancreas, il rene, il polmone, quello che volete voi. Ma se io vi prendo le cellule,
di cui è composto quell'organo, il fegato. E se io la prendo fuori, toh, eccola qui la cellula epatica, te la qui ce l'ho in mano. E qual è la frequenza di risonanza, ovvero di oscillazione, di vibrazione, chiamatela come volete, della cellula del fegato? Perché dentro, insieme, le N cellule di cui si compone il fegato oscillano a una frequenza relativamente bassa, ma se ti tiro fuori la cellula, la cellula oscilla con frequenze molto elevate. E quindi, ecco la spiegazione di tutto quel pasticcio che avete visto là sui trasmettitori ad alta frequenza, televisivi, dei telefonini, wifi. Questo è il problema. Perché io potrei, me ne frego, perché i miei organi oscillano talmente a frequenza più bassa che se tu mi investi con una frequenza alta, chi se ne frega? No, perché io vado a colpire la frequenza di oscillazione di ogni singola cellula.